Un po' di sacrificio. Si cammina male. E bisogna stare dentro perché a noi si scivola. Dei veri e propri muri di neve. Tra i vari comuni di montagna colpiti in modo serio c'è anche Arcevia, in provincia di Ancona. Un paese sommerso dalla neve, come ci racconta il sindaco Andrea Bonprezzi. Venerdì, sabato, domenica siamo arrivati a oltre un metro di neve in tutto il territorio. Cioè l'eccezionalità dell'evento è legata anche al fatto che ha colpito tutto il territorio comunale. Da Nidastore, a Davacelli, a Caudino e anche la parte est, Piticchio, Castiglioni. E ci siamo subito attivati come? Con le forze del territorio. Abbiamo chiamato i carabinieri, abbiamo chiamato la forestale, abbiamo chiamato i vigili del fuoco che qui hanno un distaccamento e hanno dato una mano straordinaria e naturalmente ci siamo fatti supportare anche dalla Regione Marche che ha inviato una turbina dalla Val d'Aosta venuta appositamente in Arcevia che si è fermata una settimana e che ci ha dato una grossa mano. I cittadini sono stati eccezionali perché hanno pazientato, sono stati circa 2 settimane ininterrotte di neve. In 2 fasi, una prima fase circa 1,5 metri e poi la seconda fase, quella della scorsa settimana, circa 1 metro. Tra le persone liberate dalla neve anche una donna che era svenuta. Una situazione particolare è avvenuta a Prosano quando un gruppo di spadatori volontari che il comune ha inviato nei centri storici del territorio per liberarli dall'enorme ammasso di neve sono arrivati in questo paesino e hanno visto una porta semiaperta e si sono accorti che c'era una donna svenuta, intossicata dal monossido di carbonio. C'è stata una prima assistenza, è stato chiamato il 118 che è arrivato insieme ai carabinieri e quindi abbiamo salvato questa signora grazie appunto a questa rete tra istituzioni che ha funzionato. Una macchina comunale che è riuscita a coordinare tutte le forze. Permettetemi un plauso veramente alla macchina comunale. Qui ha funzionato tutto al massimo. Gli operai e gli autisti che hanno fatto un lavoro incessante mattina e sera per 14 giorni e che hanno veramente dato l'anima. L'ufficio tecnico che ha supportato in maniera eccezionale il lavoro degli operai. E poi naturalmente anche tutti i dipendenti che si sono adoperati sia per il COC, per il centro operativo comunale, sia per rispondere alle emergenze. I servizi sociali per esempio hanno fatto un lavoro, ottimo perché hanno chiamato le persone sole, le famiglie che sapevamo isolate, per sapere quali erano i loro bisogni, in modo da prevenire e da intervenire al momento giusto.